Mantova vince e rimane a distanza del Padova in classifica, successo per 1-0 sul campo dell'Alessandria, decide il primo gol in stagione di Francesco Bombaggi. Il Padova di Torrente rimane in scia del Mantova vincendo sul campo ostico della Pro Patria, che perde la prima gara del 2024, match sbloccato nel primo tempo da un calcio di rigore realizzato da Varas. Nella ripresa Bortolussi raddoppia così, pescando l'angolino, finisce 2-0. La Triestina cade in casa contro il Renate, primo tempo molto divertente che ha visto entrambe le squadre andare a segno, la sblocca la Triestina con Anzolin, ma il vantaggio dura pochi minuti perché Sorrentino pareggia i conti e manda tutti a riposo con il punteggio di 1-1. Nel finale di partita a spuntarla sono i nerazzurri, che prima passano in vantaggio con Paudice e poi calano il tris ancora con Sorrentino, che realizza il suo settimo centro stagionale. Terza vittoria consecutiva per il Vicenza, che batte anche la Pro Vercelli dopo i successi con Pergolettese e Atalanta Under 23 di scorso chiuso. Nei primi 45 minuti di partita, con il gol di Sandon che sposta gli equilibri, a raddoppiare da lì a poco ci pensa Pellegrini, finisce 2-0. L'Atalanta torna a vincere, lo fa battendo l'Albino Leffe in trasferta, decisivo il gol nella ripresa di Siren Baldé. Successo del Trento sul campo del Lumezzane, succede tutto nella ripresa, prima Spalluto dagli 11 metri segna l'1-0, poi Anastasia raddoppia a meno di 10 dalla fine, consegnando a Valdini la prima vittoria alla prima presenza in panchina. La Virtus Verona vince contro l'Arzignano, tornando a macinare punti in classifica, decisivo Setter nel primo tempo. Quarta sconfitta consecutiva per la Gian Erminio, che perde in casa contro un Legnago Salus che mette le cose in chiaro già nel primo tempo, andando a segno con Martic quasi alla mezz'ora di gioco e pochi minuti dopo con Daniele Rocco. Nella ripresa Franzoni accorcia le distanze così, ma il Legnago alla fine riesce a portare a casa tre punti preziosi per rimanere in zona playoff. Fiorenzuola vince sul campo della Pergolettese per 2-1, partita divertente fin da subito, sblocca il match Morello in avvio con questa rete, pareggia la Pergolettese con Caia, che è il più veloce ad avventarsi sul pallone, lasciato lì, ma al tramonto del primo tempo questa perla di Ceravolo consegna 3 punti d'oro a Fiorenzuola. Terzo successo consecutivo per il Novara, che torna a respirare aria di salvezza, battuta la Pro Sesto 1-0 grazie al gol nella ripresa di Calcagni.